Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video spacchettamento. Mi è arrivata questa mattina questa scatola che contiene tutti i prodotti di beauty e make-up. Dovevo comprare delle cose e poi mi sono anche lasciata prendere, diciamo, dall'entusiasmo e mi sono comprata anche alcuni dei cofanetti Pupa, quelli un po', diciamo, particolari che hanno il packaging un po' particolare, quello col gufetto, quello con la coroncina del principe e quello con le labbra. Però adesso vi faccio vedere tutto. I cofanetti Pupa li lascerei alla fine, vi faccio vedere prima le cose, diciamo, un po' meno particolari, ma che comunque mi servivano. Per prima cosa vi faccio vedere il mascara. Io utilizzo sempre questo, è il mascara di L'Oréal ed è resistente all'acqua. Anche se voi esternamente lo vedete blu, in realtà è nero. Vi faccio vedere subito lo scovolino. Questo è il mascara che dà un effetto volume, allunga le ciglia. È questo lo scovolino, è molto molto semplice, non ha proprio nulla di particolare questo scovolino in realtà. Però io mi trovo veramente benissimo con questo mascara perché è veramente resistente all'acqua, resiste alle lacrime, alla pioggia, all'acqua, resiste comunque sopra le ciglia tutta la giornata senza fare quell'effetto sbavatura che a me non piace e che gli altri mascara invece mi fanno. Perché se io mi metto un mascara diverso di un'altra marca, comunque che magari non è resistente all'acqua, dopo un po' cola. Io non so se sono io, se sono le mie ciglia, non so perché, però è così. Io solo con questo mascara riesco veramente a farlo restare al suo posto tutto il giorno, qualsiasi cosa succeda rimane lì, quindi io sono assolutamente fedele a questo tipo di mascara. Poi ho preso la maschera colorata della Collistar, quella color paprika per i capelli rossi. Di questa ve ne ho già parlato sia nel video dei preferiti del 2017, quello che ho fatto in collaborazione con il gruppo The Fashionist Girls, quindi ve lo lascio linkato nelle schede così se non l'avete visto potete andare a vederlo. Forse ve ne avevo anche parlato in un video sui preferiti del mese, quindi ve ne ho parlato in tutte le salse, quindi non mi ci soffermo, però insomma ve la faccio vedere perché l'avevo finita e l'ho acquistata. Poi ho comprato quattro matite lip gloss di Kiko in quattro colorazioni diverse. Una l'avevo presa a Natale sfruttando un regalo che mi ha fatto mia cugina, che mi aveva regalato una gift card, e io sono andata a prendere una serie di cose, tra cui una di queste matite. Mi sono trovata benissimo, mi è piaciuto veramente tantissimo sia il colore che la morbidezza, l'idratazione che lascia le labbra, insomma mi sono trovata benissimo e quindi ho acquistato altri quattro colori. Adesso vi faccio lo swatch e vi dico i colori. Questo è il numero 05 e è questo colore che è quello che io ho sulle labbra in questo momento. So di non avere una luce adatta, quindi credo che vediate poco. Comunque questo è lo swatch, è veramente molto molto bella questa matita e ha un bellissimo colore. Poi ho preso la numero 15, che è una colorazione simile ma più chiara, come potete vedere. Io spero che si veda, spero che questa luce vi renda possibile vedere i colori. Poi ho preso la numero 06, che ha una colorazione decisamente più neutra, che è un po' una via di mezzo tra quella che ho adesso e quella che vi ho fatto vedere prima, che praticamente sta qui a metà. Spero che la vediate, è questa in fondo, è questa qua in fondo. E poi ho preso la numero 11, che invece è un marrone più classico, ma che veramente è bellissimo. È questo qui in fondo. Quindi queste sono, io spero che vediate qualcosa. Queste sono le quattro matite, i quattro colori. Sono veramente, veramente belle queste matite. Intanto perché hanno una colorazione comunque che a me piace tantissimo, hanno questo effetto glitterato, oppure se volete le potete prendere più opache, quindi io ne ho preso tre glitterate e una più opaca. Ma quello che è veramente bello di queste matite è che lasciano le labbra molto molto idratate per un sacco di tempo, almeno questo sulle mie labbra, e quindi io con queste matite mi sono trovata veramente benissimo. Passiamo adesso ai cofanetti Pupa. Io ne ho presi tre. Ho preso questo con le labbra fatto così, col packaging in questo modo, con la coroncina laterale. Questo contiene tre rossetti in crema e un gloss. Io ho scelto queste colorazioni sul
rosso, rosa, più aranciato, e poi c'è il gloss che è un po', diciamo, rosato ma quasi trasparente. Non so se notate, c'è il segno del dito perché ho già provato comunque ad utilizzarlo, ho già provato, insomma, i colori, quindi è per questo. E questo a me piace molto, c'è anche lo specchietto in alto ed è veramente comodissimo da portare in borsetta perché è proprio piccolo piccolo, quindi insomma questo mi piaceva tantissimo. Poi ne ho preso uno che è un po' più grosso invece, quindi per la borsetta, almeno non per la mia borsetta, non è adatto, però è molto bello, è quello che ha la coroncina del principe. Io ho scelto quello verde perché volevo l'ombretto verde brillante. Questo contiene veramente un sacco di cose, leggo sulla scatola così non rischio di dimenticarmi: c'è un blush in crema, un all over, poi c'è un primer, 5 ombretti compatti, un applicatore, due gloss e due rossetti in crema. Quindi qua ci sono veramente un sacco di cose. Io ho scelto questa colorazione perché a me piaceva l'ombretto verde brillante così, quindi ho scelto questo. E comunque il verde è un colore che a me piace molto sul make-up, quindi insomma ho scelto questo. E qua ci sono degli ombretti che sono decisamente più neutri, perché spero che li vediate bene, sono tendenti al marrone, rosato, poi ce n'è uno bianco perlato, e che comunque a me piacciono perché sono colori che vanno bene, diciamo, per il trucco di tutti i giorni, quindi sicuramente io questi colori li utilizzerò e mi piaceva veramente tantissimo, quindi insomma ho preso anche questo cofanetto. E poi l'ultimo che ho preso, che è veramente il mio preferito perché io lo adoro questo cofanetto, veramente mi piace tantissimo, è quello con il gufetto, questo qua. Questo mi piace tantissimo. Io quando l'ho visto sul sito dal quale ho comprato, ho detto no, questo deve essere mio, non lo posso assolutamente lasciare qua perché mi piaceva tantissimo. E questo dentro ha tre rossetti in crema e due gloss. I colori sono questi sono i rossetti in crema e questi sono i gloss. I gloss sono più sul rosato, diciamo un rosa un po' più scuro che sembra quasi un viola e un rosa chiaro chiaro. Invece i rossetti sono in tre tonalità diverse. Uno è quasi un bordeaux molto scuro, l'altro diciamo che è un colore rosa, viola, insomma tendente così, e quello sopra è più un rosa antico scuro però, quindi insomma questi colori comunque mi piacevano. Ma soprattutto, devo essere onesta, mi piaceva il packaging, perché ditemi voi se non è fantastico, è bellissimo, io credo che comunque lo terrò esposto perché è veramente bello e merita di avere un posto di primo piano in casa mia. Quindi insomma, come potete capire, sono molto soddisfatta di questi acquisti, soprattutto dei tre cofanetti. Quindi questa sera sono contenta. Adesso mi fermo perché io ho guardato l'ora e mi sono resa conto che sono in super ritardo perché ho un appuntamento, quindi devo scappare via. Ma mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi cofanetti Pupa, se anche a voi piacciono così tanto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.